With further amendment, the Tax Cuts and Jobs Act is passed. Il via libera del Senato alla riforma fiscale del presidente Donald Trump viene accolto come una vittoria delle aziende statunitensi. Il testo dovrà tornare alla Camera dei rappresentanti dopo la modifica di 3 articoli ritenuti in contrasto con le regole parlamentari. Nonostante l'ultimo imprevisto, però, Trump e il Partito Repubblicano sono vicinissimi a portare a casa la maggiore riforma fiscale dal 1986. Vale 1.500 miliardi di dollari di tagli alle tasse in 10 anni e prevede un taglio permanente dell'aliquota aziendale al 21% dal 35% attuale. Solo il tempo dimostrerà se la riforma fiscale si finanzierà da sola attraverso la crescita che persino la Federal Reserve non si aspetta sia pari al 3% annuo come stimato da Trump.